Negli ultimi tempi, da quando, a inizio gravidanza, il suo compagno Francesco Caserta l'ha abbandonata, lasciandola sola durante uno dei momenti più intensi della vita, per Paola Caruso è stato un continuo di delusioni. In primis a livello sentimentale, quando punto dopo qualche mese dall'addio del papà di Michelino ha provato a fidarsi di un altro uomo. Ma anche Moreno Merlo le ha regalato solo delusioni. I due sembravano andare d'amore e d'accordo, tanto che l'uomo aveva partecipato al battesimo di Michelino e a molti momenti importanti della sua crescita. Ma le cose non sono andate per il verso giusto e il rapporto si è logorato. Le loro liti, come ricordano bene i telespettatori di Barbara D'Urso, sono andate in scena nei programmi di Carmelita, dove i due si sono attaccati a colpi di parole e accuse pesantissime. Lui non ha mai smesso di attaccarmi, aveva spiegato l'ex Domnas di Avanti Un Altro. Da dicembre sta sui social tutti i giorni a fare stories contro di me e questa roba mi ha profondamente segnato, perché prima, se prendi il mio Instagram, non ho mai avuto insulti, dopo di lui mi ha buttato tutto questo fango addosso. Ora l'ex Domnas cresce il suo bambino da sola. Michelino è nato il 6 marzo del 2019 e nell'ultima foto pubblicata sul suo account Instagram, Paola Caruso mostra quanto è cresciuto. Auguri mammina mia. Da mamma a mamma ti amo da morire. Solo ora che sono mamma capisco tante cose. Quante gioie, quanto amore, quanto sacrificio, e mille altre cose. Questo vuol dire essere mamma, ha scritto la Caruso a corredo dello scatto insieme al figlio Michelino e alla mamma adottiva. E tutti notano proprio quanto è cresciuto il figlio. Un momento bellissimo per la festa della mamma, ma anche una situazione complicata per la vita quotidiana, bloccata a causa dell'emergenza sanitaria. Cosa mi preoccupa di più? Il futuro di mio figlio. Cammina da poco e avrebbe bisogno di correre e di giocare insieme ad altri bambini, invece tutto ciò che sino a ieri sembrava normale oggi non è più possibile e chissà quando tornerà ad esserlo, ha detto la Caruso in un'intervista rilasciata a Nuovo.